Oggi è il 22 di dicembre e siamo nel pieno dei dies solis invictus. Esattamente. E cioè, che cos'è? Ci sono, la gente non lo sa, siamo già usciti 11, dal grande buio. Siamo appena usciti dal grande buio, che è il momento culminante di tutto l'anno, dalla notte dei tempi ad oggi. Non a caso la festa più importante dell'anno avviene a Natale. Ma non è che è avvenuto a Natale a partire dall'anno 0, anno 33, che dir si voglia, della nascita di Gesù Cristo, no? È nato attorno al 24.000 avanti Cristo, quando alla fine dell'ultima grande glaciazione, poi ce ne sono state anche altre, praticamente tutto è nato esattamente come oggi. E quindi che cosa succedeva? Che l'alternarsi delle stagioni alla fine portavano all'accorciamento della durata della luce del sole fino alle poche ore del 18, 19 e 20 di dicembre, dopodiché dal 21 in poi incominciava la dilatazione, diciamo, per quello che riguarda il tempo della luce solare. E questo l'hanno rilevato tutte le culture, tutte le società, a partire dal 24.000 avanti Cristo più o meno. E quindi che cosa è successo? Che in ogni epoca, in ogni momento, in ogni luogo sono nate poi successivamente, in base a queste manifestazioni e ad altre manifestazioni, tutta una serie di riti, di culti e di religioni sempre più evoluti man mano che la cultura si andava sviluppando ed evolvendo e migliorando, e quindi a un certo punto siamo arrivati attorno all'anno zero. Perché attorno all'anno zero? Attorno all'anno zero è stato un momento epocale che è durato più o meno 300 anni, diciamo dal 300 avanti Cristo al 300 dopo Cristo, che sono stati gli anni più creativi di tutte le religioni mondiali, perché per esempio il buddismo è nato un po' prima, il confucianesimo, l'ebraismo, le filosofie neo-aristoteliche, neoplatoniche, poi le religioni cristiane, le religioni diciamo dei popoli nordici, no? Parliamo dei Celti, parliamo dei norvegesi, eccetera. Cioè, tutti hanno avuto, quelli assiro-babilonesi, eccetera, tutti hanno avuto una nascita che mostra questo disegno. Ecco qui il simbolo del dio Mitra, venerato nei Mitrei, e ricordiamoci che è stata Natale, la religione più diffusa nell'impero per 300 non solo, anni. Ma a Natale, no? Il giorno di Natale è nato un bel bambino, bello, biondo e tutto ricciolino. In realtà è Mitra, perché Mitra è oggi il bambinello dei presepi, è descritto biondo, quindi non ha nulla a che vedere con un ipotetico Gesù Cristo che dovrebbe essere nato in Medio Oriente. Allora, ecco, siccome è biondo, non abbiamo nessuna difficoltà a dire che trattasi del grande dio Mitra, ok? Allora, ecco. Mitra è uno dei 13 dei che sono nati, che conosciamo, che sono nati il 25 dicembre. Sì. Sono 13. Non li elenchiamo tutti, no, ma sono possiamo 13 dire come sono 13. Possiamo dire i mesi? Come sono 13? Dei, come sono 13 i mesi? Presi in considerazione, no? Dall'astrologia, perché non sono 12, sono 13. Convenzionalmente sono 12, ma le lune sono 13. Non solo le lune sono 13, ma quella, in quella mensilità che rappresenta la fine dell'anno, sono raggruppati, e quindi sarebbe il tredicesimo, sono raggruppati tutti quanti assieme i simboli, no? Astrologici che vengono concentrati, come dire, alla fine dell'anno. Qua c'è Piazza delle Cinque Lune, ricordiamolo. Guarda qui. Qui vicino all'angolo laggiù in fondo c'è Piazza delle Cinque Lune. Qui abbiamo un altro testo che vogliamo far vedere, che potrebbe essere interessante se le persone sono interessate a questo. È intitolato Filosofia del Natale. Eccolo qui. Ecco fatto. Beh, insomma,
perseguitando il discorso e per riagganciarci al video che abbiamo appena fatto, incredibilmente è uscito fuori così, proprio del tutto casualmente questo discorso di questo video nuovo che stiamo facendo. E quindi che cosa succede? Succede che nella cultura mondiale esistono 13 dei che nascono casualmente il 25 dicembre. Non è casuale il 25 dicembre, perché? Perché l'uomo primitivo in particolare, anche oggi lo vediamo, il popolino ha paura e è superstizioso, perché non sa, non conosce, non ha possibili riferimenti. La paura primordiale è quella del buio. È la paura dell'ignoto. Certamente. È la paura dell'ignoto la più grande paura, perché quando una persona è colta e conosce la realtà in cui è immerso, in genere non ha paure così profonde. Non solo, ma soprattutto perché, essendo la vista il primo organo essenziale della conoscenza e della sopravvivenza, il buio non può che far paura. Infatti. E quindi ecco, tutta una serie di motivi per cui, diciamo, l'ignoranza in cui è tenuto il popolo da sempre, anche in questa pseudo società dell'informazione, che tutto dà fuorché vera informazione e formazione, dà notizie, il che è diverso. Le notizie possono anche essere del tutto infondate, senza nessun rapporto con la realtà, e quindi non dare nessuna costruttività e fondamento. Allora, per finire il discorso, questi 13 dei nascono tutti, ma tutti in una grotta, tutti nascosti dalla luce nelle tenebre, e risorgono al sole per poi morire alla fine della loro fase, diciamo, di vita, nel carro di fuoco verso il cielo e verso il sole, verso la luce assoluta e verso la conoscenza assoluta. Esattamente. Laddove a tutt'oggi possiamo vantare una identificazione, anche e soprattutto nella religione cattolica, della solarità del sole con la massima illuminazione intellettuale. Infatti, e morale oltretutto. Infatti, quindi ecco, c'è questa, diciamo, condivisione di caratteristiche che valgono per tutti i vari soggetti apostrofati con i nomi più strani, dai dei greci dell'Olimpo, anche loro nati appunto nel 25 dicembre, che li accomuna, diciamo, affardellandoli tutti un unico teologico, in cui tutte le religioni poi vanno a pescare, confluiscono per andare a prendere ciò che di utile per la loro superstizione liturgica, diciamo, può essere utile per portare vantaggio, unità trascendente di tutte le religioni. Allora, che cosa si dice? Che una notizia, quando viene ripetuta infinite volte, poi diventa vera, pure se non è vera. Ecco, questo fatto dei 13 dei che ripercorrono le stesse tappe, diciamo, della loro epopea, comunque vengono, diciamo, riflettono una verità ripetuta e quindi fondata e fondante anche del successivo utilizzo che se ne vuole fare. E quindi, per concludere il discorso, il fatto della rinascita verso il sole, verso la luce, verso il clima migliore e poi la fertilità della terra, la rivoluzione, la rinascita, il senso della rinascita, il percorso naturale, per cui nel pieno della primavera, nel momento in cui ovviamente la natura rinasce, abbiamo anche la assunzione al cielo di Gesù Cristo. Certo. Ed è l'uovo sacro che diventa il pan, il pan, come si dice, il pan spermatico. Il pan spermatico, certamente. E quindi diventa una concezione, diciamo, dei massimi sistemi teorici. Comunque, per in ogni cui, caso panteistico. È una cosa, diciamo, che comunque dà, diciamo, spazio alle interpretazioni più ampie, e quindi riesce a racchiudere dentro un circuito anche, diciamo, le persone più disparate, che si assembrano su un concetto che è un non concetto in realtà, e quindi è sulla non informazione che si assemblano le grandi verità delle religioni rivelate. Sì. E quindi Gesù Cristo è un elemento, e quindi Gesù Cristo e tutti gli altri dei sono un elemento, diciamo, coagulativo di una
concentrazione provenienze dei più disparati settori, di tensioni individui che riescono a entrare in un contesto gestito da qualcuno che si proclama il portatore dei suoi interessi e delle sue parole sul mondo reale. E quindi ecco che nascono le categorie degli oracoli, le categorie pretesche varie, i vari vescovi e tutte le varie strutture religiose. Perché con questo concludiamo, in principio era il Verbo. Esatto. Ecco, va bene. Ciao a tutti.